definitiva conquista della terribile quota 351. È giusto che il cimitero dei caduti del Corpo di Liberazione sia stato messo a Montelungo. La nostra guerra a fianco degli alleati cominciò infatti in quei giorni del 43. Ci siamo incontrati a Alessandria, no? Non me lo ricordo. Dopo la guerra. Beh, sono fermato 20 anni, eh? Sono 20 anni, abbiamo sempre quell'età. No, noi a me non col fiatone. Stavo guardando la montagna, stava venendo il fiatone solo a pensare. Sì, la compagnia comando, primo battaglione, poi la compagnia reggimento. Ho comandato un po' anch'io. La compagnia comando? Poi sono andato al 250 trasporti di comune. Andiamo a farci una fotografia lassù. Moisio, avanti! Ricorda che stiamo di vedetta insieme. Moisio! Ma guarda un po'. Io sono ancora. Ma lei non sei invecchiato. Non sei invecchiato. No, sempre quello, ma i capelli sì però. Ricordate? Che voi andavate in testa? Sì. Allora sì, andava. I giovanissimi allievi ufficiali del 67esimo Fanteria sono diventati uomini. In loro è ancora vivo il ricordo di quel lontano 8 dicembre. I tedeschi erano attestati alla quota 351. Io fui l'unico incaricato ad andare all'osservatorio di notte a controllare i movimenti tedeschi e a segnalare le posizioni dei fortini che erano distesi lungo la quota 351 per poterli colpire eventualmente con i mortai da 81. Ci siamo attestati noi con la nostra compagnia sulla sinistra del monte, del crinale diciamo. Al mattino, al momento in cui dovemmo prepararci per il dispositivo di attacco, evidentemente lasciamo le nostre postazioni. Mi pare verso le 6:30 c'era grande nebbia, si vedeva verso San Pietro infine bagliori di bombardamenti e poi i ricordi si confondono. Comunque l'attacco doveva essere alle 6:20 precise. Mi ricordo una grande corsa nella nebbia verso la valletta che separa l'obiettivo dal punto in cui noi ci si era attestati e i ricordi ancora che si confondono, amici che cadevano, ricordo Tombari che cadde vicino a me proprio a distanza di un metro. Passata oltre la compagnia dei bersaglieri sulla valle, i tedeschi li hanno presi tutti alle spalle, hanno dovuto ripiegare, la nebbia nel frattempo si era alzata. E perciò le postazioni tedesche dalla valle del Pecia hanno cominciato a sparare sul fianco sinistro della compagnia che era già arrivata sulla quota senza numero e l'aveva occupata. E proprio nel momento in cui c'è stata quella schiarita, io ricordo che sentivamo colpi provenire dalla nostra sinistra e un caporal maggiore toscano, di cui non ricordo il nome, ma che non era allievo ufficiale, era degli anziani, ricordo che si è messo a gridare: «Mamma, mamma, siamo circondati!» Nelle due battaglie si ebbero molti atti di valore. Uno fra tutti commuove ancora i reduci di Montelungo. Quando arriviamo sotto la quota 343 nell'ultima postazione tedesca, ci fermammo un attimo perché non riusciamo più a superare l'ostacolo. Allora Cederle si girò verso uno di noi e disse: «Ragazzi, non ho più munizioni». E io disse: «Ma stai zitto, se i tedeschi lo sanno, ora capiscono italiano, ti fanno fuori, non fece tempo a dirlo», che fu ferito al braccio. Si girò
e disse: ragazzi, fate come me che ho dato un braccio alla patria. Ci lanciammo ancora in avanti. Lui, nel guardarci, nonostante il suo braccio freddo si girò ancora di noi, continuava a sparare col mitra, una mano e col mitra a sparare. Con tempo ha preso una pallotta, l'ho preso in pieno nel cuore e cadde, si rovesciò a terra. Lo rividi poi il giorno 16, con gli occhi rivolti al cielo, i suoi occhialini che durante la salita di avvicinamento al nemico erano caduti per terra e se li erano incerottati. Certo, indubbiamente anche il giorno 16 morirono mucchi di gente, insomma. Mi ricordo che arrivati alla quota senza nome, i tedeschi che stavano ripiegando hanno incominciato un fuoco di artiglieria abbastanza sostenuto. Artiglieria e mortai, proprio lì nella selletta proprio. Le postazioni erano state ben individuate, anche perché era venuto su una pattuglia C d'artiglieria e aveva fatto quello che non aveva fatto l'artiglieria americana. Aveva individuato postazione per postazione e con un lento e accurato tiro di precisione aveva slidato i tedeschi dalle postazioni. Questo forse era stato l'azione più interessante e forse anche l'azione più importante che ha portato alla vittoria. Poi è risolutiva. E trovarono le postazioni vuote. Nell'andare insieme a Panattoni, a Teleger, che trovavamo, entrammo in una specie di bunker. Io mi ricordo benissimo che nel bunker abbiamo trovato dell'ottimo caffè. Ottimo caffè, c'era un alberino di Natale. Di Natale. Con 8 candeline e noi eravamo in 8, proprio ce ne prendemmo uno ciascuno. Le pagnotte di pane nero. Montelungo era il pilastro di sinistra della valle dove passava la strada per Cassino. Sull'altro versante, alle pendici del Monte San Mucro, che era il pilastro di destra, si trovava il paese di San Pietro Infine. Lo stesso giorno in cui gli italiani conquistavano Montelungo, gli americani della 36esima divisione si battevano davanti a San Pietro, che resisteva da una settimana. San Pietro, dopo la guerra, è stato rifatto più in basso. Quello che si vede è quanto resta del vecchio paese, una specie di reliquia rimasta intatta dopo oltre 20 anni. È una sorte capitata a molti paesi dell'Italia centrale. Alcuni vennero così distrutti che non si pensò nemmeno di ricostruirli sulla vecchia pianta. Meglio rifarli da capo in un altro luogo. San Pietro è come una specie di Pompei dei poveri. Una Pompei dove non arrivano turisti, che non ha un posto nella storia dell'archeologia e nemmeno nella memoria degli uomini. Queste rovine sono l'unica prova che oggi resti del passaggio della guerra nella valle. A vederle così prive di importanza, sembra quasi impossibile che due eserciti abbiano lottato tanto aspramente per conquistarle. Non ci sono monumenti, sia pure in rovina. La chiesa, per esempio, è appena riconoscibile per le lapidi che appaiono fra l'erba. Tutto il resto è un ammasso di pietre che non vengono sgomberate perché sarebbe una spesa inutile. Le cancelleranno a poco il tempo e la natura. Una reliquia abbandonata oggi, ma in quei giorni di dicembre San Pietro era per gli americani una meta più ambita di Roma. La giornata del 16 dicembre fu particolarmente dura e sanguinosa. I tedeschi si erano trincerati dentro il paese e il fuoco delle artiglierie e dei mortai non riusciva a sloggiarli. Un reggimento fu mandato all'attacco attraverso gli oliveti, ma venne respinto. Nel pomeriggio l'attacco fu ripreso da tutti i lati. Si usarono la baionetta e la bomba a mano. Non era possibile prendere San Pietro se prima non cadeva il sovrastante Monte San Mucro. Mentre un reggimento teneva le posizioni nel fondo valle, altri reparti scalarono il monte combattendo. Finalmente la cresta fu raggiunta e dall'alto le avanguardie americane poterono disporsi per l'attacco finale. Ora i tedeschi rimasti in San Pietro erano come dentro una scatola. Prima di sera essi cominciarono a ritirarsi. Gli americani entrarono in paese con ogni cautela, temendo agguati o contrattacchi.
Ma anche il nemico era stanco e i difensori rimasti fra le rovine si arresero. La popolazione di San Pietro si era nascosta nelle grotte della Valle dell'Inferno, vivendo per settimane in condizioni indescrivibili e ascoltando la battaglia che distruggeva giorno per giorno il paese. Quando i sanpietrini uscirono fuori dai loro antri, erano mezzo idebetiti dalle sofferenze e dalla paura. Ma anche per loro la guerra era finita.